Ciao bimbe, benvenute e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi video Get Ready With Me, quindi mi truccherò e nel frattempo parlerò con voi. Sarà una sottospecie di story time, per intenderci. Come vedete, ho già fatto la base, vi starò facendo vedere i prodotti che ho usato per la base e adesso devo semplicemente fare gli occhi, semplicemente tra virgolette, perché sono molto 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 di fretta. E oggi andremo ad utilizzare la Naked 1, che io ragazzi non uso da quando l'ho comprata, quindi penso 6 anni fa, è veramente vecchissima, è la prima Naked che ha fatto uscire Urban Decay, ve la faccio vedere. Per gli standard di oggi posso capire che è una palette un po' vecchia forse, però vi assicuro che il range colori è veramente bello, è molto fredda, c'è cioè un sottotono molto freddo, però si possono fare dei trucchi nude meravigliosi, veramente bellissimi, e infatti oggi è quello che voglio fare. Inoltre scusatemi se di tanto in tanto mi scioglierò, ma oggi fa veramente caldissimo. Inoltre sono di fretta perché ho una interview su Zoom e quindi ho anche un po' quest'ansia di questa interview, come si può dire, non intervista, è una specie di colloquio e, che spero vada bene perché ci tengo veramente tantissimo. Comunque, lo so, come al solito divago nei miei discorsi. Allora, come avete letto dal titolo, inoltre scusate se sentite un rumore fastidioso di sottofondo, ma c'è il mio computer che penso stia per decollare, per andare nell'iperspazio. Comunque, oggi, come vedete, andremo a parlare di un argomento molto particolare. E ovvero della mia situazione scolastica. Come avete letto dal titolo, no, non è un titolo strano, un titolo falso. Io sono stata veramente rimandata al liceo. E sono stata rimandata in 3 materie. In realtà sarei dovuta essere rimandata in 4 o addirittura 5 materie. Però ovviamente sapete che se venite rimandati in più di 3 materie venite bocciati, ecco. E io ho frequentato un liceo, un istituto statale d'arte. Era ancora istituto quando io mi sono iscritta e l'anno successivo la mia iscrizione invece è cambiata non la formativa, come si dice, è cambiata tipo una legge, una cosa che lo ha fatto diventare liceo. Però appunto io quando mi sono iscritta era ancora istituto, infatti c'era anche un esame al terzo anno, quindi io ho conseguito due, diciamo, esami di stato, uno al terzo anno e uno al quinto anno. E praticamente io il mio primo anno ero una ragazza veramente poco, poco, poco studiosa, poco volenterosa, anche perché la mia scuola era una scuola molto particolare in cui veramente davi il meglio della tua creatività, perché oltre alle materie normali come matematica, chimica, fisica, letteratura, tutte queste materie qua, avevamo delle materie extra che erano laboratorio, taglio e confezione, dovevamo anche modellare l'argilla in alcune materie. E quindi diciamo che io ero più presa dalle materie artistiche piuttosto che dalle materie quelle classiche. E altra cosa veramente che probabilmente non avrà aiutato tantissimo il mio studio, la mia formazione, tutte queste cose qua, è che il mio liceo era in un'altra città, quindi non nella città in cui abitavo io, ma in un'altra città. Quindi io dovevo prendere ogni giorno per 5 anni. Questo autobus che mi accompagnava appunto a scuola, quindi dalla mia città a quest'altra città. E quindi molte volte, spesso e volentieri, capitava che io magari con i miei compagnetti saltassi la scuola e andassi magari alla villa o al mercato a farmi un giro. Quindi avevo una quantità di assenze che neanche ve lo dico, una cosa veramente allucinante. E ovviamente questo non ha aiutato per nulla il mio studio, tanto che appunto il secondo quadrimestre ero messa malissimo, avevo un sacco di insufficienze, insufficienze gravi. E quindi, morale della favola, appunto sono stata rimandata. E la cosa allucinante è che poi voi starete dicendo: ma come tu, Liuba, che sembri così carina, così perfetta, così papà, sei stata rimandata a scuola? L'essere rimandati a scuola ovviamente non è una cosa super positiva, ma non deve essere ovviamente vista come un qualcosa di negativo, ma anzi, come nel mio caso, mi è servito tantissimo perché mi ha dato quell'input, mi ha spronato
ad aprire gli occhi, a dire scusa, ma che cavolo sto facendo? Cioè, devo perdere un anno di scuola, devo perdere più anni di scuola, devo fare questa figura con i miei genitori, perché ovviamente io non sono una persona che ha problemi nell'apprendimento o che è impossibilitata nello studio, per fortuna. Sono un po' discalculica, tra le mie tante fortune, non ho problemi gravi all'apprendimento. E quindi negli anni successivi, tra il mio secondo e il terzo anno, ho cercato di dare un pochino di più, non tantissimo di più, ma un pochino di più, tanto da non farmi almeno rimandare. E quindi nulla, arriva il mio terzo anno, faccio questo tra virgolette esame di stato nella mia scuola, lo passo più o meno tranquillamente, perché tra il fatto che comunque avevamo esami tutto il giorno, tra il fatto che c'erano alcune professoresse esterne alla scuola che veramente mi odiavano, ho avuto anche lì un pochino di difficoltà a passare tutti gli esami, ma più o meno in fretta sono riuscita comunque a sostenere tutti gli esami. Ho dato il meglio di me, mi sono veramente impegnata tantissimo. Io mi ricordo che quell'estate tutti i miei amici, mi ricordo che andavano al mare, si divertivano, io invece ero in veranda a guardare il mare, perché avevamo affittato una casa al mare quell'estate, e invece di appunto essere in spiaggia ero in veranda a studiare, a fare le mie tesine e tutto quanto, che comunque sapete che il mare a me non è una cosa che fa impazzire, quindi non me la sono vissuta neanche troppo male, scusate la mia gola. Adesso invece vi dico il mio segreto per passare da essere persone che odiano studiare e che vanno tendenzialmente male a scuola ad essere persone che sono uscite con 30 e lode all'esame orale di maturità e uscire con una media dell'84 e veramente ad essere comunque state anche lodate dai professori. Quindi vi dirò il mio segreto. Ovvero, tenetevi pronti, il mio segreto era la Marangoni, ovvero ho scoperto il quinto anno tramite un blog, un forum, non mi ricordo adesso cosa fosse, che praticamente nell'università che volevo frequentare io, le persone che uscivano con una media dell'80 in su, quindi una media abbastanza alta, erano più avvantaggiate ad essere appunto ammesse e accettate dentro questa università. Adesso non so se è ancora così, non ne sono certa, quindi se siete persone che si vogliono iscrivere alla Marangoni, non chiedetemi se effettivamente è ancora così, perché non lo so, mi sono laureata nel 2017, quindi forse le cose sono cambiate. Mi ricordo che questa cosa, cioè, è stato veramente il mio motore per andare avanti, il mio motore per fare veramente sempre meglio. E quindi io ho affrontato gli esami di maturità e il mio quinto anno come se fosse veramente una staffetta, quindi come se dovessi raggiungere un traguardo dopo l'altro. Quindi c'era quella materia in cui non andavo bene, tipo matematica o fisica. Io nelle materie scientifiche non andavo bene, anche un po' per i miei problemi di discalculia, e quindi ogni volta che c'erano esami e magari tesi e cose da fare, cercavo di dare il meglio di me, mi facevo aiutare con appunto delle lezioni da professori di matematica e queste cose qui. E quindi, grazie a questa mia motivazione, sono riuscita appunto a innanzitutto superare il quinto anno tranquillamente e appunto a farmi ammettere agli esami di maturità tranquillamente, senza ansia e senza tutto, e inoltre sono riuscita appunto anche a sostenere gli esami di maturità in maniera molto molto positiva. Io mi ricordo che la mia prima prova penso di averla passata con 13 quindicesimi, quindi una media molto alta. La seconda prova l'ho passata col massimo, la terza prova è andata comunque abbastanza bene, non come la prima, ma comunque abbastanza bene, mentre l'esame orale appunto avevo preso 30 su 30 il massimo. Penso che l'esame orale era in trentesimi e non in quindicesimi, non voglio sbagliarmi. Comunque avevo preso il massimo perché la mia tesina era piaciuta molto sia ai professori interni, quindi ai miei professori che avevo appunto a scuola, sia ai professori esterni, quindi la commissione esterna. E io mi ricordo che c'era appunto una materia in cui ero andata malissimo come materia esterna, che era la chimica. E io in chimica sapevo soltanto due cose, gli alcani e gli alcheni, che avevo appunto inserito nella mia tesina avevo fatto tutta una tesina su Coco Chanel e avevo raggruppato tutti i vari argomenti appunto in questa tesina, e avevo utilizzato gli alcani e gli alcheni appunto nella chimica dei profumi, queste cose qua.
E mi ricordo che appunto l'unica cosa che in chimica mi avevano chiesto erano stati gli alcani e gli alcheni, quindi io fantastica, felicissima, anche perché era l'unica cosa che poi alla fine si sarebbe collegata alla mia tesina effettivamente. Adesso sono indecisa se mettere un color panna o un dorato. Vado per il dorato. Io mi scuso se in questo video sembrerò un po' strana, un po' assente o un po' triste, adesso non so qual è l'immagine che sto dando in questo momento, però purtroppo stanno succedendo un po' di cose spiacevoli nella mia famiglia. Abbiamo avuto un brutto brutto lutto, e quindi sono veramente demoralizzata, sto passando dei giorni abbastanza no, e quindi sì, se mi vedete un po' così è perché appunto non sono al massimo della mia forza. Però vabbè, non mi lascio abbattere come sempre, perché comunque non è un lutto che non ci aspettavamo, ovviamente, per fortuna, però è comunque una cosa che fa malissimo. Aspettato o non aspettato, fa comunque un male fottutissimo. Va bene ragazzi, allora io adesso mi metto il mascara, il rossetto e poi facciamo le conclusioni finali. Ok, ho applicato il mascara che è questo qui di Essence, non mi fa impazzire, però vabbè, per il giorno ogni tanto lo metto, anche perché lo voglio finire e buttare. Mentre il rossetto, sapete che io amo questo rossetto ed è un rossetto della linea Revolution Pro e il colore è cashmere, appunto un nude abbastanza chiaro e abbastanza caldo. Fa ingiallire un po' i denti, però vabbè, è troppo carino per non indossarlo. E niente, quindi questo è il make-up che ho realizzato. Mi aspettavo, volevo in realtà fare un qualcosa sul marroncino, in realtà è venuto un qualcosa più sul verde acido e oro, quindi vabbè, ce lo teniamo così, non mi dispiace troppo, non volevo fare una cosa troppo marcata, ma neanche troppo soft, una via di mezzo. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, più che altro che vi abbia intrattenuto. Io volevo fare anche un video in cui chiacchieravamo perché ho veramente bisogno di parlare e sfogarmi, perché vabbè, ve l'ho già detto. Nei prossimi giorni aspettatevi dei video make-up perché mi arriverà un pacchettino Nabla con appunto degli acquisti che ho fatto ultimamente. Sì, lo so, sto acquistando tanto make-up in questo periodo, ma ci sono state una serie di offerte dietro l'altra e che mi hanno veramente invogliata a comprare. E niente, quindi io vi mando un grosso grosso bacio, se non siete iscritti al canale per favore vi chiedo di iscrivervi, siamo quasi arrivati a 5.000, ovviamente se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un pollice in su, se non mi seguite su Instagram fatelo perché abbiamo un contatto più diretto, anche se in questi giorni non so quanto starò sui social, e niente, di nuovo vi mando un grosso grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao bimbe!